Tu hai completato gli studi universitari, che sono studi molto particolari, scienze storiche e e archeologiche. archeologiche nel mondo classico orientale. Io ho fatto tutto quel corso, e poi mi sono laureata nel tempio di Terracina, che comunque è un tempio geologico, e ho fatto Scala in Brasile, ho fatto Scala Ostia, facevo diciamo già una carriera universitaria, facevo poi cos'è? io avevo sempre fatto con i miei amici del liceo, facevamo gli spettacoli in parrocchia, ci facevamo le scenografie, facevamo tutto noi. E no, tanto mi vergognavo a dirlo. Cioè, mi vergognavo a dire che non volevo fare Ma la pensate che la mia si doveva fare la faccia, prima, sembrava. no, succede. No, io ero felice di fare l'archeologa, poi però, non so, mi sembrava che fosse diventato tutto molto spiritato, no? Anche il fatto di stare a quella un po' di biblioteca, studiare, catalogare, sembrava come se la vita fosse fuori, no? Da quel contesto universitario. Poi tanti miei colleghi, tanti miei amici continuano a fare archeologia, questo è bellissimo, sono un po' atenetro, no? Insomma, molto complicato, non è soltanto andare in Brasile e fare ricercatore, poi ci sono No, ma tu hai detto che fanno le metro, fanno anche tante. C'è sempre un archeologo, che madre, c'è sempre un appunto, archeologo sì, a bloccare i lavori. Si che cercano è di trovare in un po' Italia. complicato, però si trova solito il suolo di Roma, quindi come sai, molto spesso, no? La sorta di lessico giornalistico, lo scavo del personaggio, cioè applicato a te fa un po' sorridere, oppure ti fa ridere, non lo so. No, ma tanti mi chiedono all'inizio quando studiano da quindi archeologa, quindi scavi del personaggio, quindi tu no, guarda, non c'è niente. No, però ti posso dire, l'idea, cioè quando ero all'università c'erano tutta una ricerca sulle fonti iconografiche, sulle note, sulle fonti, le scritte letterarie. Quindi forse quel tipo di approccio studentesco mi viene. Cioè, mi piace comunque approfondire, questo lo fanno anche i genitori quando fanno archeologia, No, però no, poi quello è che volevo dire. una cosa, in realtà è un momento dello studio, anche un momento molto personale, molto interessante, quello di poter leggere tutto quello che c'è su quel personaggio storico, su quella vicenda, su quello che lì è rimasto, diciamo, un approccio universitario. Questo è molto interessante. Poi in comune, con Fabrizio abbiamo l'Accademia, noi l'abbiamo fatta in tempi diversi, però abbiamo anche degli insegnanti comuni. E secondo me, diciamo, quei 3 anni l'Accademia in qualche modo formano la persona che sei, formano la tua professionale. Perlomeno per me è stato così, poi ci sono anche tanti altri attori che non hanno fatto scuola, non hanno fatto Accademia, e va benissimo così, perché magari l'approccio sarà più istintivo, no? Però per quanto mi riguarda, forse anche per quanto riguarda Luigi e Gifuni, l'idea di studiare il personaggio, studiare la sceneggiatura, vedere quello che c'è dentro, vedere anche dove vuoi arrivare, no? In quella storia, cosa vuoi andare a fare, penso che sia un approccio che in qualche modo un pochino ti salva anche dall'istinto e basta, cioè arrivi da qualche parte un po'